Si è svolta questa mattina al Centro Culturale Da Vinci di San Donà di Piave la conferenza sulla sicurezza stradale Io sono per la vita, organizzata dall'Istituto Tecnico Commerciale Alberti di San Donà di Piave con l'obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza stradale. L'educazione alla sicurezza stradale è sempre stato uno degli obiettivi del nostro istituto, ma questa volta eravamo molto più coinvolti, visto gli incidenti che sono accaduti negli ultimi mesi, dove i ragazzi coinvolti per lo più e per la maggior parte erano stati studenti del nostro istituto, quindi i professori, tutto il personale scolastico si è sentito particolarmente coinvolto e abbiamo ragionato su cosa potevamo fare, quale messaggio potevamo lanciare ai nostri ragazzi e volevamo lanciare un messaggio positivo innanzitutto. Il messaggio era amate la vita, rispettatela, conoscete e rispettate la vostra vita. L'evento ha visto l'attiva partecipazione delle forze dell'ordine di primo soccorso, come Polizia Stradale, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, 118, Croce Rossa e Protezione Civile, per far riflettere i giovani presenti sulle norme e i comportamenti che inducono alla prudenza e al rispetto di se stessi e degli altri. Com'è la situazione sul San Donatese per quanto riguarda i sinistri in area urbana? E purtroppo nel 2019 abbiamo registrato un 40% di aumento dei sinistri stradali e questo è il numero che ci preoccupa. E 12 sono stati morti nel territorio di San Donatese nel 2019. Purtroppo tanti sono stati i giovani coinvolti nei sinistri stradali. Personalmente abbiamo rilevato 2 incidenti mortali e nei sinistri che abbiamo rilevato 144 persone sono rimaste ferite. E c'è obbligo sicuramente intervenire sia a livello di prevenzione, quindi di presenza, di visibilità sul territorio, di educazione, di formazione, l'educazione stradale, che in termini di attività di controllo, attività repressiva. Il messaggio, secondo me, importante è che su questo tema dell'educazione ciascuno ha una responsabilità, anche i ragazzi stessi, nei confronti dei propri amici, delle proprie amiche, che devono responsabilmente anche saper dire no, stasera guido io, quando ci sono situazioni, ad esempio, che possono mettere a rischio la vita delle persone, non solo di chi è all'interno di quell'auto, ma anche di tutte quelle che si incrociano per strada. E il messaggio è che c'è non solo una famiglia che li attende perché possano tornare sani e salvi, ma anche un'intera comunità che ha bisogno di loro, quella civile. Ho chiesto anche ai ragazzi soprattutto di essere attori protagonisti, ossia che i progetti, la progettualità, la sensibilizzazione con la quale noi vogliamo arrivare in modo capillare a salvare delle vite umane arrivi proprio da loro. E quali soggetti migliori se non i ragazzi che vivono i momenti di svago, di divertimento, della movida, del sabato sera possono arrivare appunto a questo tipo di segnali? Sta a noi poi tramutarli in progettualità che diventino anche scioccanti, perché da qualche video che abbiamo visto è effettivamente forte, però per dire che vogliamo salvare non solo la vita di un ventenne, che è assurdo perdere la vita a 20 anni, ma soprattutto non lasciare nella disperazione anche poi quelle famiglie, quel papà, quella mamma, quei parenti che ovviamente hanno una vita distrutta.